La bellissima mi sentite? Buonasera, buonasera a tutti, siete veramente tantissimi, che bello. Nei Lombardi non si può che ricordare il grande Sergio Leone, e tu stai facendo un percorso, signore e signori, in passerella la cerimonia di Silvana Bruno. Passerella, l'alta cerimonia di Silvana Bruno. Atelier Silvana Bruno si trova in piazza Umberto I ad Atripalda in provincia di Avellino. A Atripalda c'è un negozio di abiti da sposa, una stilista pronta ad aiutare. Esperienza e un vasto campionario di capi
e stili differenti ti assicurerà la scelta giusta per il tuo vestito da sogno. E ricordiamo che in passerella c'è la nuova collezione di Silvana Bruno, l'alta cerimonia. Da Silvana Bruno troverai un vasto numero di capi e stili differenti. Abiti su misura, abiti personalizzati. Silvana Bruno si trova in Piazza Umberto I ad Altifalda, Avellino. Piazza Umberto I a Trifalda, Avellino. Visitate, andate a visitare l'atelier di Silvana Bruno, dove troverete il vostro abito da sogno. Per la Tordiglione Production, ma è forse un numero più unico che raro, un numero di grande suggestione. Assisteremo all'evoluzione di un angelo luminescente, una magia, una sorta di... Il fluttuare delle sue ali impalpabili ci darà davvero la sensazione del volo, facendoci immergere in un'altra dimensione. Signore e signori, l'angelo di Gigliola De Simone!
Bellissimo. Bravissima. Quest'angelo straordinario. Una cosa molto romantica. Lo presentiamo insieme ora prima di andare via. Nandino, Happy Italian, Happy Italian Summer. Per voi in passerella. Anche in costume queste modelle scelte dall'agenzia di Walter Torviglione. Facciamo un ulteriore applauso, fatemi sentire. Ci sono anch'io, ci sono anch'io. Eccola qui. Guarda. Io mi inginocchio.
All'abito è stupendo, è veramente bello. Ragazzi, uno più bello dell'altro. Ma questo è un abito sempre della signora, mi pare che, non so se sì, è sempre un suo abito, è vero? È vero. Non mi viene il nome, pensa un po', non mi viene il nome perché sono stato un cattivo scolaro. Un cattivo scolaro. Eccolo qua l'assessore del Mercio. Buonasera. Buonasera, innanzitutto benvenuti. Enzo, sì. Un applauso che lo facciamo a Cultura Nerpina. A voi stessi, siete splendidi. Vorrei ringraziare soprattutto quanta in modo particolare l'amministrazione comunale, il sindaco Marino Sanno, compreso l'amministrazione comunale. E poi vorrei ringraziare anche un plauso a chi magari mi segue, questa venerdì mi è seguito, che ha una sensibilità sul territorio. Credetemi, io giro tanti comuni, però lui ha una sensibilità unica, è una persona semplicemente meravigliosa. Signore e signori, sta qua al mio fianco l'assessore Emilio Del Bercio. Due parole, assessore, due parole, guardi, le deve dire. No, volevo prima dire che l'evento è gratis, quindi a Tortiglione non ho dato niente, ho dato solo la mia disponibilità. E di tutta l'amministrazione in primus dal sindaco. Io vorrei di nuovo ringraziare tutti e spero che l'evento anche l'anno prossimo si ripeta qui in questa bellissima piazza. Lo speriamo anche noi che lavoriamo, quindi noi facciamo un augurio, perché questi eventi, diciamoci la verità, portano un po' di movimento in dei paesi tranquilli, sereni, dove però ogni tanto ci vuole un po' di bellezza, un po' di movimento, un po' di guarda, penso, anche se a Volturara di bellezze ce ne sono tante, lo stesso, no, per carità, ci mancherebbe assolutamente. Allora, grazie di nuovo. È il momento premiativo. Andiamo. Sì, è un momento, il primo sponsor, aspetta, un momento premiativo. Questa sera ci abbiamo qua al mio fianco un ospite. Io l'ho definita la rigona della bellezza napoletana, signore e signore, Carmen Di Pierro. Grazie, buonasera a tutti voi, meravigliosi, bellissima piazza, molta gente, devo dire la verità, sono proprio tantissimi, bellissimi, belli, grazie al Walter per questo invito, ci tenevo tantissimo ed è stato un onore per me stare qua, con immenso piacere ho accettato, complimenti a te, sei meravigliosa, bellissima, complimenti a tutti, facciamo un applauso per tutti noi, ci facciamo noi stessi un applauso, che dici? Grazie ancora. Grazie per essere venuta. Adesso c'è un piccolo riconoscimento da parte della Tortiglione Production al sindaco Marino Sarno, di cui va di nuovo un applauso, che doveva essere questa sera, per ovvi motivi ha avuto da fare, quindi un applauso va anche al sindaco Marino Sarno. Ovviamente. Ed è anche consigliere provinciale. Anche, allora, facciamo consegnare questo targa di riconoscimento alla bellissima, stupenda, favolosa. Guarda, a volte mi dicono Tortiglione, ma tu chiami sempre gli stessi personaggi, sempre attori, sempre attrici, perché loro mi danno sicurezza, perciò è sempre. Una come lei, bella e brava, se permetti, uno va sul sicuro. Mortaliamo questi momenti con le foto di Alberto che è poi pronto. Questa sera ci doveva essere lo sponsor ufficiale, mi ha mandato il messaggio poco fa, glielo farò recapitare la targa, lo sponsor ufficiale di questo evento, Alberto Tomasetta, SRL di Avellino, lo facciamo la prova. Sì. Allora, come ha detto poc'anzi Enzo Costanza, vorrei ringraziare Enzo Costanza, è un altro. Enzo filosofo, no? Cazzarola, scusa. No, ma niente, non ti preoccupare. Vorrei ringraziare gli sponsor, perché ragazzi, grazie al loro contributo che stiamo qua questa sera. Un applauso scrosciante per gli sponsor. Poi c'erano vari pacchetti di sponsorizzazione, queste che voglio precisare, vari pacchetti di sponsorizzazione, c'era lo sponsor, magari il mega sponsor che andava sulla vela, sui manifesti 700 e sui cartelloni, c'era altri sponsor che purtroppo per ovvi motivi non possono, con contributi in meno, sono qua presenti come
la tabaccheria Becce, Bar Panava. Quindi un applauso da di voi. Signore e signori, passerella Ottica Iride. Queste ragazze, anche con questi occhiali che le rendono più interessanti. Anch'io li ho messi, hai visto? Ma non me ne ero accorto. Con gli occhiali da sole rischio di cascare dal palco, però vabbè, no, ma posso. Sono belli. Tu se ti togli questi occhiali rischio io di cascare dal palco, questi ancora? Occhi che c'hai. Ma meno male che ogni tanto li copri questi occhi, perché sono occhi ammaliatori. Signore e signori, Nicolas Porto! Il Flemet du Monde di Frank Sinatra. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quello che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarla è difficile, sarà difficile. Dire tanti auguri a te, a
ogni compleanno vai un po' più via da me. A modo tuo andrai, a modo tuo camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Sarà difficile vederti da dietro sulla strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile mentre piano ti allontanerai a cercare da sola quella che sarai. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, I love you. Grazie. Un applauso. Senti te, non già è passato. Senti te, non già è volato. Trascuro tutte cose che già fa, non mi porto più le gambe. Perché mi piace tu, senti te non posso stare, voglio troppo bene. Non faccio desificato lentamente, non saluto che si presente, la mia vita è solo tua. Senti che non posso stare, mi sembra di impazzire. Senti che non ha più senso, io vorrei morire. E sto fuori il tuo cuore,
chiusa beach, com'è triste stare solo a friga, pensa a te. Signori, insieme con le mani, dai tutti! Vaggio! Quello! Rindeme, c'è sta sempre guerra. Rindete, non c'è sta mai tregua. Vivo sì, ma non sento sto sapore. Caccia fa, non mi porto più e gamba. Troppo bene, non facile si ficcata, lentamente, non saluti si presente, la mia vita è solo tua, di più sempre di più, e se non posso sta mi sembra di impazzire, e se non ha più senso io vorrei morire. Chiusa beach, com'è triste stare solo, ma per mica pensa a te. Signori, per Volturara! E mora senza te. Canzone napoletana, ma sapete fa? Facciamo un applauso! Orgoglio napoletano! Bravo! Orgoglio napoletano! Una... Graziano, e fammi una foto questo stabellese film, no? Grazie! Giovanotto, può andare! Grazie! Complimenti ancora! Alla napoletana! Grazie, caro! Puoi andare? Grazie mille! Tony Mores! Grazie! Un pizzico di napoletanità qui a Volturare. È arrivato il momento del nostro gran finale. Oh, vogliamo chiamare qui il nostro amico anche che lui cura la... insomma... Sì, chiamiamo qui sul palco Modestino di Nenna. Eccolo! Eccoci! Modestino, tu che sei stato tanto bravo a presentarla prima, ti passo il microfono. Grazie, no, il fonico mi dice questo, ok, perfetto, tra poco Mercedes Enzo ci sarà questo gran finale con la sposa e lo sposo di Silvana Bruno, però prima di lasciare la passerella alle protagoniste di questa sera vorrei chiedere, ma quanti promessi sposi ci sono questa sera nella piazza di Volturara, quanti promessi sposi? Ah ecco i signori lì, posso scendere un attimo vai, intervistarli? Alzate le mani, ecco, alzate le facciamo mani, un capire. Applauso, facciamo un applauso, io scendo tra il pubblico, a me piace Enzo scendere vai, tra il pubblico, destino. Dove sono? Vediamo quanti sono spari, candidati. Eccoli qua, il signore, ma lei è un promesso sposo? No. Ah, una volta, allora mi sono sbagliato, quanti promessi sposi ci sono?
nessuno alza la mano, ma per timidezza, secondo me. Tra poco in passerella, signore e signori, la nuova collezione sposa e sposo di Silvana Bruno. Volevo fare, non ci sono promessi sposi, Mercedes. Sposa, fingono, non fingono, è vero, nessuno fingono, alza, nessuno alza la mano, eh? Fingono. Ma voglio vedere anche il pubblico che c'è qui. Sposa e sposo Silvana Bruno dal 1983, veste le spose con abiti particolari, singolari, abiti su misura, abiti personalizzati. Io consiglio a tutte le promesse spose che sono qui presenti in questa piazza di andare a visitare l'intera collezione di Silvana Bruno a Piazza Umberto I ad Atripalda. Lì troverete una vasta, tantissimi abiti, una nuova collezione meravigliosa, e per già che vedrete tra poco parte della collezione su questa passerella. E la forza di Silvana Bruno è il gioco di squadra, perché a lavorare con Stasio e Silvana ci sono i figli Samantha e Danilo. Direi di fare un applauso alla stilista Silvana Bruno, presente questa sera qui a Volturara per Fashion Show, una manifestazione bellissima dedicata alla moda e non solo, anche allo spettacolo. Abbiamo visto l'esibizione di due artisti su questo palcoscenico, anzi di tre artisti, perché c'è stata la signora che è Giola De Simone con una performance davvero straordinaria. Direi di fare un applauso a Enzo e Mercedes. Te ne sei ricordato solo tu, ma ti ringrazio perché hanno condotto questo evento in maniera eccellente, allietando questa serata. Ma io sono ispirato, capito, da una musa così, come volevo sbagliare. Comunque io vedo il pubblico è un po' freddo, no? O mi sbaglio? Fa freddo, vero, o vero, siete freddi? Ma Volturara fa freddo, lo so, ok. Però voi siete... Vogliamo provare a fare una cosa con il pubblico prima di... Facciamolo. Forse tempo visto... la sposa di prepararsi. No, sì, sono pronte, però vogliamo provare tutti insieme a cantare il ritornello di O Soldato Innamorato, giusto per riscaldare l'ambiente. Vedo il signore molto preparato in prima fila, sì, complimenti, non scendo, sennò si perde tempo. Allora, tutti con le mani su, vai. Oh, è un uomo moscio questo, però più forte, voglio uno forte, vai fuori. Forse se lo dice Mercedes, di fare oh. Fate vi prego, fate oh! Non è sì, io e te non serviamo a niente! A niente, bene, bene. Allora, vai! Oh! Oh, vita! Oh, cioè, fatevi un applauso! Ed ora lasciamo lo spazio alla sposa e lo sposo di Silvana Bruno. Il bouquet in passerella è stato realizzato da Lucia Eventi, e anche gli addobbi floreali che circondano la passerella. Lucia Eventi di Volturara. E in passerella, signore e signori, la sposa di Silvana Bruno. Silvana Bruno, Piazza Umberto I, Atripalda, Avellino.
grazie alla sua grande esperienza e un vasto numero di capi e stili differenti, Silvana Bruno ti assicurerà la scelta giusta sull'abito che ti farà risplendere nel giorno più bello della tua vita. Silvana Bruno, piazza Umberto I, a Trifalda, Avellino. Curati in ogni dettaglio, abiti personalizzati, singolari, esclusivi, sono quelli di Silvana Bruno. Sposa di Silvana Bruno, collezione 2020. Ricordo che c'è la sposa di Silvana Bruno. Ricordo che Silvana Bruno realizza abiti su misura, personalizzati, abiti esclusivi. Yeah.
e personalità va associato uno stile differente. Silvana Bruno ti aiuterà nella scelta dell'abito che indosserai nel giorno più bello della tua vita. E passerella, tra poco vedrete la sposa e lo sposo firmati Silvana Bruno. Silvana Bruno, troverai abiti su misura, personalizzati, abiti da sogno. L'atelier Silvana Bruno si trova in piazza Umberto I ad Atripalda, Avellino. Mentre le modelle si cambiano, però
Però questi abiti fanno venire voglia di sposare, eh? Cavolo, dillo a me, dillo a me, sono cioè uno stupendi. Quando vede questi abiti così uno belli, più bello dell'altro, ogni volta lo dico, Walter mi fa venire voglia di sposarmi ogni volta. No, veramente un applauso ancora grande a Silvana Bruno, bellissima, che creazioni, che talento queste persone, questi artisti. Allora, noi dobbiamo doverosamente adesso chiamarla qui prima di fare questo sorteggio. Vuoi venire sul palco? Sì, subito, per aiutarci con questa estrazione. Enzo, cosa si vince con allora, questa estrazione? Allora, io annuncio subito i premi, eccoli qua. Allora, primo premio è un accappatoio di lusso della IMCO, si dice IMCO, mi sa, sì. L'ha scritto piccolissimo, ma penso si dica così. Prende in giro con i nomi, capito? Esatto. Secondo premio, un bracciale uomo Goffredo. E terzo premio, un portacarte Sewe. E hanno scritto così, Sewe. Allora adesso estraiamo subito il terzo premio. Allora, vai partiamo Gerardina. Dal terzo. Vai Gerardina. Puoi anche mischiarli un po', ho scelto quello. Vediamo. Il destino è... Ecco qua, la mano innocente di una bimba. Vuoi leggerlo tu? No. Che numero è, Allora. Aspetta, ti aiuto. Dai a me. Caterinella Nicola. Caterinella Nicola. Eccolo lì. No, non sai. Non mi prendere in giro. Dove siete? Chi è Caterinella Venite Nicola? Venite a ritirare il premio. Caterinella non siate Nicola. Timidi. Dove sei, Caterinella? Gerardina è venuta qui apposta. Sei tu? No? Va bene, passiamo al secondo. Poi mentre noi lei viene verso il palco, estraiamo il secondo premio. Secondo premio. Ciao. Come ti chiami? Diana. Vuoi estrarlo tu il secondo premio? Okay, va bene, Gerardina? Va bene. Puoi anche mischiare un po'. No, va tranquilla, dice quello giusto. Prima li ho mischiati io, eh. Vuoi leggerlo tu? Forza, ce la fai? No, non ce la fa. Vieni. Questo è un dottore, secondo me. Allora, vediamo. Sì, ci credo, è una ricetta medica. Allora, Matuska Rock... guarda, questo non è un nome probabilmente sembra italiano. Sembra tipo Roxanne. Matuska Roxanne, una cosa del genere. Penso sia una tu persona... Tu devi saperlo chi so sei. Non so se è una... nome dell'est, insomma, mi sembra una cosa tipo... Matuska Roxanne. Sì, ecco, perfetto. Vedi? Spero non sia un insulto nell'altra lingua, qualcosa del genere. Uno scherzo. Speriamo di no. Andiamo col terzo bigliettino. Vi aspettiamo qui sul palco. Vi aspettiamo qui perché abbiamo già i premi. Sì. Ecco il nostro presidente. E adesso estraiamo il primo premio. Andiamo. Avete qualche altro amichetto o volete farlo voi? Una mischia, l'altra estrae. Una mischia. Mischia un tu. Po'. Brava. E Gerardina invece. Ed ecco il primo fuori. Premio, ti prego che sia leggibile. Leggilo tu se ci riesci, dai. Piccardo Nicolino. Piccardo Nicolino! Nicolino, dove sei? C'è Piccardo Nicolino? Non c'è? Nemmeno lui. Eccolo! Ecco lì. Dov'è? Nicolino! Vieni! Nicolina! Nicolina! Avevo capito Nicolino. Venga Nicolina, complimenti, venga. Complimenti, ci raggiunga qui sul palco. Caspita, lei ha vinto l'accappatoio, signora. Ok. Grazie mille ragazze. Bambine, grazie mille, bravissime. Siete state carinissime e bravissime. Volete salutare Presidente, tutti? Questo è il secondo ciao, premio. Ciao. Ciao ragazze, un momento grazie questo mille. Sta, rimane a noi perché è la prova provante. Che... Andate pure, bimbette. Potete andare. Che è successo? Ecco qua. Ah, già preso il premio. Signora, lei già. Signora, stasera lo usi pure così. Terzo premio, ecco qua. Allora, il terzo premio. Vuole salutare il pubblico? Era... Grazie di tutto. È contenta. Caterinella, sì, Caterinella, ecco. Grazie mille. E la bimba è questa. Complimenti. Ah, perfetto. Caterinella. Ok. No, lo secondo. Ah, lo secondo, Ok. Allora. Cosa stai facendo? Otto, eccolo qua, detto otto, sì. Sì, no, mi hanno dato il numero 8, perfetto. Ecco qua. Ah, quindi la questo bambina. Era la bambina vincitrice, tu hai capito? Ho capito, no, complimenti noi... allora, e grazie dell'aiuto. Non solo hai vinto, ci hai anche aiutato questa sera. Aiutato complimenti. Anche, quindi, va bene, grazie. Sei felice. Allora, noi invece dobbiamo fare dei ringraziamenti doverosi.
doverosi. Dimmi. Roxanne. Ma, beh, non lo so se c'è l'altra, il terzo classificato. Il numero ce l'hai tu? Magari lo stiamo leggendo malissimo, è irriconoscibile. Roxanne, eccole, come si pronuncia, ti prego? Madescu Roxana, è mio mamma. Ah, scusaci tanto, scusa, guarda, è colpa nostra. È rumena, non so. Oh, hai visto? Avevo detto io. Mannaggia. Eccolo. È colpa nostra. Perfetto. Siamo stati un disastro questa sera con i nomi, ci scusiamo con tutti. Scusateci. E complimenti per la vincita. Complimenti. No, complimenti, godete di questi premi. Allora, ciao ragazzi. Adesso siamo arrivati al momento degli spot.